Ciao Cirma Vegan e bentornati sul canale. Eccoci con il video conclusivo di fine anno che faccio sempre tutti gli anni, in cui non lo so, faccio magari qualche riflessione circa come è andato il canale, quello che riguarda l'attivismo naturalmente nella mia quotidianità. E come avete visto, non è uscito il vlog mensile. Ogni mese qui sul canale esce un video un po' più lungo rispetto al solito, in cui poi sono sempre in casa che parlo, non è che succeda niente, però non è uscito perché mi sembrava, non lo so, ogni giorno parlavo del governo nuovo, di quello che stavano decidendo, e ormai adesso che registro il video che hanno deciso, che è ufficiale, quindi guerra dichiarata ai selvatici, non soltanto ai cinghiali. Adesso si potrà sparare ogni giorno dell'anno, per tutto l'anno, a tutti i selvatici. E naturalmente, come potrete immaginare, a me come ad altre persone, questa decisione non mi ha stupita, perché questo è un governo di filocacciatori, di persone che hanno a che fare con le armi, con gli allevatori. Quindi io non sono affatto stupita, era una paura che ho sempre covato dentro di me, pensando, pensa se queste persone un giorno andassero al governo, no? Se la Lega, Fratelli d'Italia, se queste persone veramente avessero la maggioranza assoluta e potessero decidere quello che vogliono, pensa a te cosa succederebbe, che già va tutto di merda, figurati addirittura, cioè sarebbe anche peggio. E tutte queste paure, queste ansie mie si sono proprio avverate. E quindi questo vlog che ho registrato questo mese era, non lo so, un po' troppo deprimente. Sarà probabilmente deprimente anche questo video, però questo è il video conclusivo di fine anno, quindi ci sta. Invece poi, per quanto riguarda il vlog, ci vediamo poi con quello di gennaio, perché comunque, insomma, questa l'hanno un sacco di realtà antispeciste, un sacco di rifugi, hanno parlato veramente di legge Far West, giustamente. Cioè, pensare che adesso ci sarà questa facilità, no, nel poter sparare in strada, che poi io, parlando con persone che non sono assolutamente antispeciste, mangiano gli animali, finanziano i mattatoi, finanziano gli allevamenti, i laboratori di sperimentazione, i circhi, gli zoo, veramente ogni posto di tortura e schiavitù lo finanziano. Io ho provato anche a cercare di capire, ho detto, ma cioè, com'è che la vedi il fatto che adesso per legge uno può vedere un tasso, una volpe, un cinghiale, ucciderlo quando vuole, magari sbagliarsi, perché quante volte ci si sbaglia con un'arma in mano, sparare a non quell'animale, umano o non umano che sia, che voleva uccidere? Non ti viene una certa ansia e anche una certa rabbia, no? A pensare che tutto questo sia legale. Com'è possibile che ti vada bene in questo modo? E comunque vedo che, almeno le persone con cui ho parlato io, non mi sembra che abbiano proprio percepito in maniera chiara la gravità di questa cosa. E questo mi non solo mi deprime, ma mi fa veramente orrore, perché l'altro giorno dicevo a una signora, il cui padre era partigiano, le dicevo, ma forse non ci si rende tanto conto che non è che si passa da un estremo all'altro dall'oggi al domani, no? Cioè tu ti svegli ed è tutto cambiato. Cioè si arriva a dei cambiamenti in maniera molto graduale. Voglio dire, io penso che i fatti avvenuti nel corso del Novecento qualcosa avrebbero dovuto insegnarlo, mentre invece vedo che proprio la gente non ha battuto ciglio al pensiero, oppure la prende a ridere. Questa è una cosa che mi fa ancora più schifo, cioè si sminuisce, no? Ma sì, vabbè, sì, adesso si spara a tutti, adesso magari sbaglio, ti sparerò anche a te, ma ridendo. E questa cosa mi sembra veramente inconcepibile. Io nel corso di questi anni di canale spesso, per non dire sempre, ho detto, restare indifferenti, fregarsene di fronte a un'ingiustizia solo perché quell'ingiustizia non riguarda noi direttamente, equivale come a prendere una posizione. Perché non prendere posizione non vuol dire, ah ok, allora io me ne lavo le mani, sono al di fuori, non c'entro niente. Proprio direi esattamente il contrario. Perché non prendere posizione causa e come delle conseguenze, e mi sentirei di dire sempre, queste conseguenze vengono sempre pagate e ricadono sempre sulle minoranze, su chi è più in difficoltà. Quindi gli altri animali, ma non solo, penso anche alle persone umane. E io nel corso di quest'anno, e mi ha fatto molto piacere, lo faccio tutti gli anni, ho organizzato degli eventi benefit, 4, per aiutare 4 rifugi antispecisti. L'ultimo è stato
poche settimane fa per aiutare un rifugio antispecista che c'è in Sicilia, che si chiama l'Arca di Natalia, per raccogliere fondi, no? E quando ne ho parlato sulla pagina Instagram del canale, ho cercato, sperando di, insomma, di far riflettere le persone non antispeciste che mi seguono qui sul canale, che spero siano tanti, perché finché ce lo diciamo sempre fra noi 10 scemi non è che le cose possano tanto cambiare, la riflessione è che il fatto di decidere attivamente, no? Non più passivamente, ma attivamente, a chi darli sti belin di soldi, quindi dire io ho 10 euro a mia disposizione, non li do a un allevamento o a un macello, che è la stessa cosa, li do a un posto in cui gli animali sono riconosciuti come individui, realtà in cui non vengono sfruttati, in cui i loro corpi non vengono visti come proprietà degli esseri umani e in cui possono vivere la loro vita in libertà, con la loro individualità, no? La loro personalità rispettata, curati se hanno bisogno di cure. Cioè, questo è e come un atto politico. Cioè, non finanziare gli allevamenti, non finanziare i mattatoi, i circhi, gli zoo, e invece sostenere i rifugi, aiutarli, farci volontariato, dar loro soldi, fare adozioni a distanza, fare un presidio, fare un banchetto informativo, fare una veglia davanti a un macello, qualunque sia l'azione attiva che facciamo, ha e come una sua importanza. Non è soltanto ho mandato 5 euro all'Arca di Natalia, che siamo felicissimi, siamo tutti contenti, ma è veramente qualcosa di importante. E a me sembra, lo diceva questa signora con cui parlavo l'altro giorno, che manchi questa... vediamo se trovo la parola giusta, che l'altro giorno ho detto, ok, direi di averlo detto nel modo abbastanza chiaro. Non mi viene il termine, adesso mi viene coscienza, ma non è il termine che vorrei usare. Comunque, cioè, mi sembra che sia tutto così, ah ok, adesso si può andare a sparare, sì, allora gli stranieri li facciamo morire in mare, sì, la porchetta, cioè, io veramente, cioè, a volte... tantissime volte nel corso di questi anni la gente sotto i miei video scrive sempre gli stessi identici commenti che ragazzi e ragazze, per chi segue da poco il canale, io sono vegan da 16 anni, cioè se vi credete veramente di fare, non lo so, un atto rivoluzionario o di essere i primi o le prime a cercare di ferirmi o di farmi incazzare, cadete proprio male, perché vi assicuro che 16 anni sono veramente tanti. Io c'ho una corazza che... sfido chiunque. Comunque, tutte queste cose, non so, che buona la porchetta, adesso il cinghiale te lo squarto, cioè questo fare ironia su cose gravi, ma non gravi per finta, gravi nel senso che è veramente questione di vita e di morte, mi lascia penso, ma allora di cosa si può parlare con le persone? Boh, dell'iPhone, non lo so, cioè io queste cose me le chiedo davvero, perché per me sono argomenti di conversazione quotidiana con le persone che ho attorno a me, e cerco sempre anche di, a modo mio, nella speranza che sia fatto in maniera, spero, utile o comunque chiara, perché io non è che sono né filosofa, né scrittrice, né giornalista, quindi io ci provo, ma insomma, che veramente vorrei far capire che non sono cazzate, e pensare di fare ironia su chi muore in mare o su chi muore in un allevamento o chi viene fatto a pezzi e poi ci si, non so, si mette nella pasta, è veramente qualcosa di, cioè è un abisso, non so, perché dici ma com'è possibile fare ironia su queste cose. E quest'anno aver aiutato questi rifugi, anche se comunque sempre con questa voglia da parte mia in cui vorrei sempre fare di più, comunque mi ha, come ogni anno, resa veramente molto felice. Adesso nel 2023 il primo che farò, lo dico qui in anteprima sul canale, sarà per Vita da Cani, che è una realtà antispecista che c'è da valanghe di anni, che c'è in Lombardia, in provincia di Milano sono loro, adesso non ricordo esattamente dove perché io purtroppo non ci sono mai andata, ma sono veramente molto contenta perché anche loro fanno un lavoro enorme, un sacco di progetti, aiutano veramente tantissimi animali, e quindi sono molto contenta che il prossimo evento sarà per loro. Ok, concludo il video. Ah, intanto, prima di leggervi un pezzo di questo libro che ci tenevo, dicendovi che nel 2023 uscirà il numero 3 della fanzina antispecista Giungla, realizzata, autoprodotta da me e Violino Viola, di cui vi ho già parlato numerose volte qui sul canale. Come sempre sarà un progetto no profit, come è sempre stato, sia l'uno che il due. Noi non abbiamo guadagnato un euro e mai guadagneremo un euro da questo progetto, perché è pensato per informare, sensibilizzare e poi per finanziare i rifugi antispecisti, che
ci tengo, permettetemi questa postilla, visto alcuni orrori che si sentono in strada oppure online, che sono il fulcro di questa questione. Cioè, il fulcro di questa questione sono gli altri animali. Loro, cioè nient'altro. Se siamo ancora fermi al però sai che c'è, a volte mi viene proprio la scoppia che voglio un pasticcino alla crema, mi dici cos'è che devo fare? Non scrivetemele a me queste cose, per carità, non scrivetemi mai una cosa del genere, mai, perché a me viene l'orrore a pensare che sappiamo che degli individui vengono chiusi nelle camere a gas per fare la pancetta e una persona mi chieda, però mi devi trovare proprio il sostituto uguale alla pancetta, perché sennò io non posso diventare vera. Allora, cambiate mentalità, poi fatemi tutte le domande che volete, ma di ricette e devo trovare per forza il latte che mi piace perché sennò non posso smettere di finanziare i mattatoi, a me proprio, lasciatemi perdere, non sono, come si può dire, la persona adatta a questo tipo di domande, permettetemelo, perché tanto il mio canale YouTube di merda. Il fulcro sono gli animali che vengono sgozzati, non come poi possiamo fare a farci il cappuccino, che veramente, cioè, tra la vita di qualcuno e come riesco poi a farmi la crema pasticcera, io credo, come facevo prima il discorso, forse ci si deve un attimo ridimensionare e, come posso dire, ricollegarsi alle cose importanti, perché a me sembra veramente che ci siamo tutti rincoglioniti. Ok, finisco il video con un paio di frasi lette da questo romanzo, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, fantastico, che ho letto insieme al mio club del libro, mandato avanti da Violino Viola e me sulla sua pagina Instagram. Leggiamo un libro ogni mese, tra l'altro, se per caso volete farci compagnia, a gennaio 2023 il primo libro che leggeremo tutte insieme sarà Bestie da Soma, un saggio di 330 pagine, quindi anche se avete poco tempo bastano 10, 12, 15 pagine al giorno e ve lo leggete in un mese. Deve essere un saggio veramente bellissimo, Disabilità e liberazione animale, di Sunaura Taylor, sperando che la pronuncia sia corretta. A dicembre, vi dicevo, abbiamo letto questo, ho letto spesso e volentieri, non è vero, un paio di volte, Manifesto antispecista, manco per sogno, ragazzi, perché purtroppo qua ci si scofana di latte dal mattino alla sera e si usa il latte addirittura sulle scottature, si mangiano le uova delle galline, si beve il latte delle mucche come se niente fosse, quindi naturalmente non ha nulla a che fare con l'antispecismo. La storia è bellissima, l'ambientazione è grandiosa, i personaggi sono bellissimi e questo personaggio, la protagonista, che è una vecchia signora che vive da sola in questo paesino, cioè sono un susseguirsi di riflessioni una più figa dell'altra circa la violenza inflitta nei confronti degli animali, circa la caccia. Lei all'inizio non dice neanche, sono entrata in casa e ho visto della carne nei piatti, dice dei pezzi di animali, quindi anche, voglio dire, l'attenzione al linguaggio non è che dire carne è un cavolo, pezzi di corpi di animali, no? Ok, purtroppo però a lei manca veramente una fetta fondamentale nel discorso, perché resta comunque sempre un libro specista, perché poi lo sfruttamento delle mucche e dei loro figli, chi se ne frega. Infatti io sto preparando in inglese una lettera da mandare alla casa editrice, sperando che poi la possano far avere all'autrice. Probabilmente poi non succederà mai, però io ci tengo a scriverla, perché questa persona ha delle idee troppo forti in testa per restare ferma lì al restiamo vegetariani, non ci credo. Allora, ho segnato una valanga di pezzi, ve ne leggo proprio due. La visione di un complotto tra persone del potere provinciale, corrotto e degenerato, era in linea con quanto la televisione raccontava con godimento e i giornali scrivevano. Né la televisione né i giornali, infatti, si occupano degli animali, a meno che dallo zoo non scappi una tigre. Lei ovviamente è vista proprio come la pazza del paese, naturalmente. Che cosa avete da guardare? Gridai. Vi siete addormentati che state lì ad ascoltare queste scemenze senza battere ciglio? Avete perso la ragione e il cuore? Ce l'avete ancora un cuore? Ma che mondo è questo? Il corpo di qualcuno convertito in scarpe, in polpette, in wurstel, in uno scendiletto, in un brodo di ossa da bere. Le scarpe, i divani, la borsa a tracolla fatta con il ventre di qualcuno, riscaldarsi con la pelliccia altrui, mangiare il corpo di qualcuno, tagliarlo a fette e friggerlo nell'olio. Ma è possibile che avvenga davvero questo orrore, questa ecatombe crudele, insensibile, meccanica, senza alcun rimorso di coscienza, senza la più piccola riflessione che invece si concede generosamente a raffinate filosofie e teologie? Che mondo è quello in cui la norma è uccidere e causare dolore? Poi è una messa e pensa tra sé.
non riuscivo a smettere di pensare a questo, che cosa avessero in pancia, che cosa avevano mangiato oggi e ieri, se avevano già digerito il prosciutto, se nel loro stomaco si erano già fatti largo galline, conigli e vitelli. Pensai che se esisteva veramente il buon Dio, in quel momento sarebbe dovuto apparire nella sua forma vera, di arcangelo, di mucca o di cervo, e tuonare con voce roboante, ruggire, e se non poteva comparire di persona, doveva inviare i suoi vicari, i suoi arcangeli infuocati, per porre termine una volta per tutte a quella terribile ipocrisia. Ma naturalmente non intervenne nessuno, non interviene mai nessuno. Peccato veramente, anche perché io poi ho sentito il suo intervento che ha fatto quando ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2018, ancora parla di essere vegetariani, quindi io spero che dal 2018 a oggi ci sia stata un'evoluzione nel suo pensiero. Ma comunque, visto quanto è bello questo libro, ho veramente piacere a provare almeno a scrivere a questa autrice, perché le manca un pezzo fondamentale del discorso. Bene, allora, questo è l'ultimo video del 2022, io vi ringrazio se magari seguite il canale da poco e avete deciso di seguirlo d'ora in poi, e poi ringrazio anche le persone che lo seguono veramente proprio dagli inizi, che hanno i miei stessi valori, i miei stessi ideali, e lo seguono per il piacere di avere un valore condiviso, e questo mi riempie veramente di felicità, davvero, mi fa proprio tanto piacere. Se nel corso di quest'anno ci saranno presidi, manifestazioni o comunque eventi per manifestare il nostro dissenso circa le decisioni folli che stanno prendendo in queste ultime settimane, secondo me andrà sempre peggio, partecipiamo, perché è importante, vi dicevo, secondo me, restare attivi e non passivi in generale. E noi ci vediamo allora in un prossimo video, che sarà il primo del 2023, e io vi mando un bacio grandissimo, grazie veramente di tutto come sempre, con affetto ora e per sempre, Vegan.